Cosa pensate se vi dico alla parmigiana? Ovviamente pensate alla parmigiana di melanzane, ma oggi invece vi voglio presentare una ricetta diversa che mi è stata consigliata da una mia follower su Instagram che si chiama Rosa, la parmigiana di zucca. Una cosa fantastica, deliziosa, ho seguito esattamente le sue indicazioni e poi ho fatto ovviamente qualche piccola modifica. Non vi dico di più, vi lascio il video. Per preparare la parmigiana di zucca partite pulendo ovviamente un bel pezzo di zucca, diciamo tra gli 800 grammi e 1 kg. Togliete la buccia che non vi servirà e poi tagliate a fettine molto sottili la zucca. Non importa se le fettine non sono precisamente identiche, possono essere più corte, possono essere più piccole. Importante è però avere delle fettine più o meno dello stesso spessore, il che significa meno di 1 cm, diciamo che 4-5 mm sarebbero perfette. Poi in una teglia aggiungete poco olio e spennellate tutta la superficie, anche i bordi di questa teglia. Aggiungete poi sul fondo le fettine di zucca e queste fettine devono essere più o meno dello stesso spessore, quindi cercate di fare gli strati uniformi. Aggiungete un pizzico di sale, il formaggio tagliato a pezzetti, il prosciutto affumicato e poi ancora un altro tipo di formaggio. Questa è una scamorza che ho trovato qui a Vienna. Ovviamente utilizzate al meglio la scamorza affumicata che trovate locale nella vostra zona di residenza, insomma dove vivete. Continuate con il secondo strato, poi il terzo e poi il quarto, diciamo continuate fino a quando non finite tutta la zucca e procedete comunque con gli strati sempre in questo modo. Quindi prima un tipo di formaggio, poi prosciutto cotto e poi ancora formaggio. Richiudete alla fine con uno strato di sola zucca, aggiungete un po' di parmigiano reggiano grattugiato, una spolverata di pepe e poi ancora un formaggio affumicato, quello che vi piace di più, che utilizzate, che vi piace, tagliato a pezzetti sulla superficie. Vi ricordo che se vi piacciono le ricette tradizionali calabresi potete acquistare il mio libro La mia Calabria in tavola e trovate il link nel box informazioni. Un filo di olio a finire e potete infornare a 170 gradi per 40 minuti circa. Questa è la cottura dopo circa 15 minuti. Come vedete, il sale aiuta la zucca a far perdere tutta l'acqua. 10 minuti circa prima della fine della cottura, tirate fuori la parmigiana e aggiungete una mozzarella tagliata a pezzetti. Una spolverata di origano calabrese che non manca mai e vi assicuro che è perfetto per questo piatto. Rinfornate a 350 e 160 gradi, forno ventilato se è possibile, altrimenti lasciate lo sportello aperto e finite di cuocere, finite di far sciogliere la mozzarella e questo è il piatto pronto. Si taglia facilmente, velocemente, fatela ovviamente come una comune lasagna, rassodare prima di tagliarla, fatela raffreddare qualche minuto e poi la parmigiana di zucca è pronta per essere servita. Io vi posso dire assolutamente che ero sorpresa dal gusto, dal sapore di questa parmigiana fantastica. Vi raccomando, dovete farla perché è veramente deliziosa, buonissima, facilissima, a crudo, soprattutto quando si ha tanta zucca. A me capitava sempre di avere tantissima zucca in Calabria e di non sapere mai come farla. Questa è una versione fantastica. Io come al solito spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato vi raccomando mettete un bel like, iscrivetevi al canale, io vi aspetto come al solito alla prossima qui su Torte Nuvole, ma inoltre se volete potete iscrivervi al gruppo Cucina Tradizionale Popolare Italiana che trovate su Facebook e c'è la linea diretta con me con un numero su WhatsApp che trovate sotto nel box informazioni. Io vi aspetto alla prossima qui su Torte Nuvole, ciao!